Dato ai quei diritti, noi puntiamo il dito contro una enorme discriminazione che viene fatta da parte delle figure politiche, in particolare da parte, bisogna dirlo, del sindaco Virginia Raggi, tra cittadini di serie A e cittadini di serie B che sembrano essere trattati come figli di un dio minore. In particolare, non appena si è solamente paventata la possibilità di una turnazione delle risorse idriche per i cittadini romani, per 1,5 milioni di cittadini romani, si è immediatamente attivato il sindaco, il governatore del Lazio, il ministero dell'ambiente, al fine di scongiurare questa ipotesi di turnazione che avrebbe sospeso l'erogazione dell'acqua per 8 ore nell'arco di una giornata. Da 2 mesi, da quando è iniziata l'estate, anzi da prima ancora che iniziasse, i 600.000 abitanti dei cittadini dei castelli romani sono senza acqua con turnazioni ben peggiori. Non se n'era accorto nessuno prima e noi temiamo fortemente che, ora che è stata scongiurata la turnazione per Roma, non se ne accorga nessuno dopo. Questo non è possibile. Nel mio nucleo familiare ci sono 6 bambini, siamo 8 persone, immaginate solo che problemi possano esservi quando viene sospesa l'erogazione idrica nell'arco delle intere 24 ore e solo per tirare lo sciacquone al bagno. È un allarme, di sicurezza sanitaria, perché quando le persone non possono lavarsi, quando le persone non possono smaltire correttamente i loro bisogni fisiologici, si comincia a parlare di un problema sanitario. La cosa è vergognosa, anche tenendo conto che la gran parte delle risorse idriche che servono Roma è in provincia, il lago di Bracciano è in provincia, l'acquedotto della Doganella è in provincia, l'acquedotto del Peschiera è in provincia. Nessuna di queste risorse è della capitale e le risorse idriche vengono sottratte ai cittadini dei castelli romani e della provincia di Roma per essere destinate alla capitale. Equidiritti sta a significare questo: non esistono cittadini di serie A né di serie B. Se il sindaco Virginia Raggi è stata brava a scongiurare l'emergenza idrica per i cittadini romani, allora vorremmo ricordarle che è anche vertice della città metropolitana e che i medesimi doveri ne ha nei confronti di tutti i cittadini della ex provincia. Se invece l'intervento della sindaca Virginia Raggi è stato dovuto in qualche modo alla sua qualità di controllante della società Acea, beh, allora i suoi doveri sono ancora più pregnanti, perché l'utenza ha diritto al medesimo trattamento. Quindi non esistono utenti di serie A come cittadini romani e non esistono utenti di serie B come cittadini della provincia, e torno a sottolineare, specialmente se l'acqua è la loro. Probabilmente l'intero assetto degli ATO 2, l'intera organizzazione deve essere rivista. Gli ATO devono essere a dimensione di territorio e soprattutto non possono creare discriminazioni nell'accesso a un diritto fondamentale come quello dell'acqua. Perfetto.